conosci come fare le ricerche per scrivere idiozie, se non altro. No, questa cosa è proprio no. Voi fate, non, voi scrivete i libri apposta per studiare. Cosa, voi fate le ricerche apposta, cioè questa è una cosa proprio tipica vostra, intendendo, penso, fa, non so, con quelli che finiscono al confino, suppongo. La disfatta dei Sapiens, che aveva delle connessioni con questo, il tuo romanzo docente, perché sempre si parla di tecnologia, di evoluzione dell'umanità, viene, sia quello che questo vengono definiti come profetici. Dall'editore. Dall'editore sempre. Sono invitato di pietra, avete capito, stasera siamo in tre. E perché faccio questa domanda? Perché è ovviamente un libro godibilissimo, con delle situazioni grottesche, divertenti, ma anche di una certa riflessione profonda sull'umanità di oggi, ma appunto parte da un'osservazione veramente puntuale di quelle che sono forse i nervi scoperti di oggi, ma di cui non ci rendiamo molto conto. Per esempio, ogni volta che firmiamo un contratto con le clausoline piccoline, e qui in cui vendiamo parti di noi stessi, tra cui forse l'anima. Non è questo anche che ti ha mosso? Sì. No, sì, è vero, nel senso che comunque hanno mosso diverse cose, sicuramente anche, sono partita senz'altro dall'osservazione di me stessa, io ho fatto abbastanza con una cavia, un studio. Faccio delle ricerche, bravo. Come cambio il rapporto alla tecnologia, perché la sensazione credo che ci abbiamo un po' tutti, che abbia trasformato tanto non solo le nostre vite, perché è la cosa più comoda, quello prima non c'è, però cambia il modo di pensare e il modo di mettersi in relazione con gli altri, quindi cambia tantissimo proprio dal punto di vista cognitivo. Vabbè, studiato. Per esempio, ho cominciato a osservare, io ho vissuto di musica finché a un certo punto sono spariti i vinili, poi sono arrivati i CD, ok, sì, la definizione, però non mi ha dato tanto fastidio, ho una marea di CD che ancora conservo. Poi arriva iTunes, il mio modo di sentire la musica è cambiato completamente con lo shuffle, cioè il fatto per esempio di non sentire più un disco intero, mazzo, un pare, da un pezzo all'altro, con tante cose, per carità, che non conosci, tanti pezzi che magari non ascolterai mai più, quindi comunque non crei quel rapporto, no, col pezzo che si impregna della memoria e dei sentimenti di quel momento, cioè è completamente diverso. E ora con Spotify sinceramente posso dire che il mio rapporto con la musica è pressoché distrutto, nel senso che non mi capita più tanto di ascoltarla, che è diventata una cosa talmente ansiogena, per esempio, poi ognuno c'è il carattere suo, però per esempio, cioè l'idea che tu poi hai tutto quello che si può sentire, io appena sento un pezzo mi viene voglia di sentire un altro, come questo, perché non li finisci mai uno, non li memorizzi, poi faccio delle playlist che non li devo sentire, poi non hai tempo di sentire, cioè tutto un casino, per cui alla fine non c'è nella mia vita purtroppo più, e potrei con disciplina sicuramente recuperarlo, dico sia impossibile, riprendi i CD, tipo i vinili, ce l'ho ancora. Ascolti quelli, però è un'abitudine che si perde, che fa sì che non succede, perché qua ci sono persone più che hanno un carattere più determinato e ascoltano i CD e ti ascolti un LP dall'inizio alla fine, no? Per esempio questo, cioè chi lo concepisce, anche un discorso musicale è sempre un discorso, devi sentire dall'inizio alla fine. Quindi questo qua per esempio è tanto cambiato. Poi è che avendo un rapporto con il pubblico molto costante, visto che comunque faccio teatro e
faccio documentari, cinema indipendente, quindi poi me lo devo distribuire andando a presentarlo sala, sala in sala, libri lo stesso, oppure dibattiti sovversivi, quella gente, o scene. Ho visto come, cioè, ho visto come è cambiato il pubblico, il mio pubblico, non il pubblico in generale, il mio pubblico che è un pubblico comunque che già la pensa abbastanza come me, per lo più, insomma, certamente non è il pubblico che la pensa all'opposto, e in massima, tranne state eccezioni. È cambiato in modo drammatico e abbastanza desolante, perché poi siamo cambiati, io guardo il pubblico, poi se fossi io dall'altra parte mi comporterei allo stesso modo, Ma prego. dici l'attenzione La del parte dell'attenzione, la cosa, no, non è l'attenzione, è la frustrazione e il senso di impotenza totale e la domanda, perché la cosa che mi ha colpito sempre è questi pari così forti sono molto belli, sono sbagliati, è necessario, per qualche motivo sicuramente. Ci devono venire anche dal satellite, grazie. E grazie.